presentato il percorso congressuale che si è avviato nella regione. Inaugurato il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Perugia. Appuntamento al Teatro Brecht con lo spettacolo Medea Big Oil. Prosegue la preparazione del Perugia, domenica arriva il Prato. Benvenuti a una nuova edizione di TEF Channel News. Questa mattina la CGIL regionale dell'Umbria ha presentato il percorso congressuale che si è avviato nella regione. Ha illustrato i dati sul tesseramento 2013 e fatto il punto soprattutto sulle crisi aperte in Umbria. Sentiamo Elena Ballarani. Nonostante qualche segnale di ripresa, la crisi non è assolutamente finita. È la CGIL dell'Umbria a ribadire la dura constatazione che si appoggia su dati delle varie vertenze aperte in regione, incrociati anche con quelli dell'INPS. Lo scenario è preoccupante e il colpo d'occhio visivo non lascia dubbi. Questa è la mappa della crisi, una cartina digitale che evidenzia le crisi aziendali. È stata elaborata insieme alle categorie costante in tempo reale. La ripresa di cui qualcuno parla è una ripresa che se c'è non crea occupazione, non crea lavoro. Beh, lo scenario, cioè, abbiamo un dato quantitativo di oltre 170 vertenze, poi ci sono per fortuna alcune situazioni di inversione di tendenza che apprezziamo, la riapertura di Sandri nel centro storico, qualche azienda alimentare che riprende l'attività, quindi qualche segnale c'è, però il segnale di ripresa sono inferiori ai segnali di una crisi che in alcuni settori, metalmeccanico, l'edilizia, il commercio continua ad essere pesante, quindi è uno strumento importante per avere un quadro della situazione, ma per sottolineare che non basta descrivere la crisi, ma occorre intervenire per, da una parte, non ridurre gli ammortizzatori sociali, perché per esempio in Umbria sono stati stanziati 7 milioni per la cassa in deroga di fronte a un fabbisogno di oltre 40 milioni, quindi intanto coprire le esigenze per difendere i lavoratori ma anche le imprese che altrimenti rischierebbero di chiudere ancora. In questo scenario la CGIL regionale torna a ribadire la centralità del piano lavoro e a chiedere un confronto a 360 gradi con le associazioni delle imprese che, è emerso in conferenza stampa, sono state sollecitate più volte ma continuano a latitare. La CGIL ribadisce anche l'urgenza di un confronto con la Regione dell'Umbria sulle riforme istituzionali. E su quello che è successo ieri a livello nazionale, lo scontro al vertice tra Susanna Camusso, leader della CGIL, e Maurizio Landini, leader della FIOM, Bravi ha detto che il confronto e la discussione continueranno e che la CGIL dell'Umbria condivide l'impostazione nazionale che prevede lo spirito unitario. Detta in altre parole, che la FIOM debba allinearsi ai vertici. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. In collegamento telefonico siamo con il segretario della CGIL di Terni, Attilio Romanelli. Benvenuto nel nostro telegiornale. Buonasera, grazie a voi. Allora, già il nostro servizio di apertura parlava del percorso congressuale iniziato in Umbria e in ultimo faceva riferimento a quella che è la polemica a livello nazionale, appunto, tra Camusso e Landini. C'è effettivamente questo allineamento, diciamo così, a seguire la Camusso, o ci sarà anche nel percorso congressuale umbro un confronto sulle varie posizioni? Ma il confronto è il sale e il pane quotidiano della vita interna alla CGIL. Noi non siamo una caserma, non siamo un'organizzazione militare, quindi abbiamo una diversità di opinioni che all'interno poi vengono o sono raccolte attraverso un processo di sintesi dal gruppo dirigente. Ad oggi per i congressi svolti c'è un consenso intorno al documento che ha come prima firmataria Susanna Camusso, quindi penso che in Umbria la CGIL si riconosca prevalentemente nelle posizioni espresse dalla segretaria nazionale.
Ha detto non siamo una caserma, ma leggere le dichiarazioni di Landini non sembrerebbe, ma ecco, naturalmente le voci sono tante. Guardavo prima la mappatura relativa alla crisi nella nostra regione. Il Presidente del Consiglio Letta ha detto la crisi è alle spalle, ma insomma non sembrerebbe proprio. No, dai dati che abbiamo noi il quadro che emerge è un quadro completamente diverso. No? Tutte le vertenze dell'Umbria sono aperte e non troviamo, perlomeno non abbiamo ancora risposte risolutive rispetto alle diverse vicende. Per quanto riguarda il territorio ternano, i quattro asset fondamentali, insomma, quello della siderurgia, della chimica, dell'agroalimentare e dell'edilizia, sono attraversati da vicende che stanno modificando in maniera radicale l'immagine e l'impianto industriale del nostro territorio. Nelle vostre continue analisi e supervisioni, chiamiamole così, a livello aziendale, ci può segnalare una ripresa in un qualche ambito, seppur piccola? Proviamo a dare un segnale, se c'è, positivo. Guardi, noi avremmo il desiderio di poter dare segnali positivi, perché ovviamente segnale positivo per noi significherebbe immediatamente una ripresa della contrattazione e della difesa del salario dei dipendenti. Quindi immagini come attendiamo con piacere questo cambiamento di marcia. Oggi, se noi dovessimo giudicare dai dati a nostra disposizione, anche nella provincia ternana, gli elementi di crisi sono predominanti e dire quali sono le attività nelle quali si stanno caratterizzando processi positivi mi rimane difficile, perché facendo anche uno sforzo mentale o tentando di leggere al meglio i dati che abbiamo, troverai difficile di individuare degli esempi e delle esperienze che in questo senso possano dare una risposta positiva. Allora speriamo che quella mappa si modifichi al più presto e scompaiano tanti di quei pallini rossi che abbiamo visto prima. Grazie a Tilio Romanelli. Grazie a voi per l'ospitalità. Arrivederci. Questa mattina è stato inaugurato il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Perugia. Intanto il Rettore convoca i presidi, c'è il calo degli iscritti, bisogna far fronte a questa emergenza universitaria. Sentiamo i nostri servizi. Ieri è toccato a Ingegneria, oggi all'area Umanistica. Procede rapidamente all'Università di Perugia l'insediamento dei dipartimenti, secondo la nuova configurazione della didattica e della ricerca che supera la tradizionale suddivisione in facoltà. A tenere a battesimo il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne nell'Aula Magna della ormai ex Facoltà di Lettere, con il Rettore Magnifico Franco Moriconi, c'era anche il Sindaco di Perugia, Vladimiro Boccali, convinto del ruolo strategico dell'Ateneo nello sforzo di sostenere la candidatura di Perugia a Capitale Europea della Cultura 2019. A dirigere il nuovo Dipartimento, composto da 89 docenti e ricercatori e 36 del personale amministrativo, è stato chiamato il professor Mario Tosti. Questa era la vecchia facoltà di lettere e filosofia, adesso è un polo prettamente umanistico che riguarda, diciamo, le lingue, le letterature, la storia dell'arte, l'archeologia, mentre no, non c'è più, come dire, gli insegnamenti di filosofia e di antropologia che hanno costituito un altro polo di scienze umane di pedagogico, filosofico, psicologico, ma soprattutto nella struttura dipartimentale si concentra sia l'attività che di ricerca che l'attività didattica, mentre prima no, c'era la facoltà e c'erano i dipartimenti che si occupavano della ricerca. È un cambiamento importante, epocale per per l'università. L'insigne archeologo professor Filippo Coarelli ha concluso la cerimonia inaugurale del Dipartimento con la prolusione sul Germanico di Amelia e le Effigies Achillee, sostenendo l'attualità delle indagini sul passato. Se la cultura ha una funzione, la storia è come dire, fondamentale, e la storia è unica. Non è che la storia del passato, dell'altro ieri, sia diversa da quella di 2000 anni fa.
è un continuum che ci serve per capire noi stessi e naturalmente non avrebbe senso se non se fosse esclusivamente una nostalgia di cose passate irripetibili, ma solo se ci rende coscienti di quello che siamo e quindi di quello che potremmo essere e saremo eventualmente. L'Università degli Studi di Perugia cerca di porre rimedio al calo delle iscrizioni, che sono state nell'ultimo anno accademico 22.000, 2.500 in meno rispetto al precedente. È stato istituito un gruppo di lavoro per affrontare questo tipo di emergenza. L'Università perugina deve fare i conti con gli atenei delle regioni limitrofe. I dati dicono che le università vicine hanno ripreso a crescere. Si parla di aumenti dal 2 fino al 20%, si legge stamattina sul quotidiano Il Messaggero. Le nostre concorrenti sono molto aggressive sul piano della comunicazione, quanto afferma il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Franco Moriconi. Anche noi dobbiamo metterci in evidenza, di qualità ne abbiamo tanta. Siamo la maggiore industria del territorio che deve funzionare al meglio. È un obiettivo perseguibile facendo squadra con le istituzioni e le maggiori realtà culturali umbre. Tra i primi passi da fare è quello di incontrare i presidi delle scuole superiori dell'Umbria per recuperare un rapporto così che cambi la tendenza a pensare che sia meglio andare a studiare fuori regione. E una delle strategie per riprenderci è quella di federarci in qualche maniera, una federazione leggera, con gli istituti scolastici superiori, che sono l'Accademia, il Conservatorio, la Stranieri e la Scuola di Giornalismo Radio Televisivo. Io spero che da questo pool di scuole venga fuori anche un'offerta formativa regionale che abbia consistenza, e sfido qualsiasi città della grandezza di Perugia ad avere 5 organismi da un punto di vista scolastico importanti come i nostri. 4 minorenni per andare a giocare con le slot machine marinano la scuola, la finanza di Terni sanziona il titolare della sala giochi, Marcello Migliosi. Il titolare di una nota sala giochi di Terni è stato segnalato alle competenti autorità per l'irrogazione di una sanzione amministrativa per non aver rispettato gli orari di apertura e chiusura della sua attività commerciale imposti con ordinanza del sindaco di Girolamo al fine di scoraggiare il gioco ai minorenni, soprattutto gioco d'azzardo. A rilevarlo è stata la Guardia di Finanza ternana nell'ambito di un piano di controllo avviato nel mese di gennaio sull'uso in particolare di slot machine e videopoker. Sulla base di segnalazioni ricevute, i finanzieri hanno trovato 4 minorenni che, marinando la scuola, erano andati a giocare in una sala già dalle 9.30 del mattino. Per il titolare dell'esercizio è scattata, come detto, subito la sanzione amministrativa, compresa tra i 516 e i 3.098 euro. Questo per la violazione degli obblighi di rispetto degli orari di apertura. I ragazzini invece sono stati rimandati di filato a casa a rendere conto ai loro genitori della illecita assenza dalla scuola. Marcello Migliosi, TV Channel News, Terni. Ed ora le flash di cronaca a cura di Paolo Pianigiani. Sentiamo. Don Pierino Gelmini dovrà essere sottoposto a perizia medica per stabilire se è capace di intendere e di volere e quindi stare in giudizio. Lo ha deciso il Tribunale di Terni alla ripresa del processo al fondatore della comunità Incontro, accusato di violenza sessuale ai danni di una decina di ospiti della comunità, accuse sempre respinte dal sacerdote. La polizia del commissariato di Città di Castello ha denunciato 2 dipendenti di Poste Italiane, un campano e un siciliano residenti a Milano, per truffa informatica, dopo che 7 cittadini tifernati non avevano ricevuto alcun riscontro del versamento via internet dell'anticipo dell'affitto di appartamenti vacanze in Romagna. È finita con 2 sedicenni al pronto soccorso e una denuncia della polizia nei loro confronti, una lite che nei giorni scorsi a Terni ha coinvolto in tutto 6 ragazzini del posto. La questura riferisce che in 5 avrebbero iniziato ad insultare e a sfidare un compagno sui social network, colpevole secondo loro di aver offeso un'amica. I carabinieri del nucleo radiomobile di Perugia hanno arrestato un 23enne nigeriano per spaccio di stupefacenti. Il giovane, con numerosi precedenti, è stato fermato dalla pattuglia nei pressi della stazione di Fontivegge e perquisito.
Aveva marijuana in una tasca dei pantaloni e in un calzino i militari hanno recuperato 5 involucri di stupefacente. Il ministro Saccomanni ha prorogato di ulteriori 6 mesi il commissariamento della Banca Popolare di Spoleto. Sentiamo. Un attimo, è quasi pronto il servizio relativo alla proroga del commissariamento realizzato per noi da Paolo Pianigiani. Se dalla regia mi fanno sapere se siamo in grado di mandare in onda il servizio, altrimenti andiamo avanti con il TG. Allora, siamo in attesa di vedere il servizio realizzato dal collega Paolo Pianigiani per capire anche le motivazioni che hanno portato il ministro alla decisione di prorogare di ulteriori 6 mesi il commissariamento della Banca Popolare di Spoleto. Allora, intanto vediamo se ci riusciamo, come sono andati i principali mercati finanziari europei oggi, la borsa a cura di Elena Ballarani. Le borse del vecchio continente scommettono sulla Banca Centrale Europea che ha lasciato invariati allo 0,25% i tassi di interesse. Vediamo nel dettaglio le chiusure odierne, a cominciare da Milano che chiude in forte rialzo, migliore in Europa, a più 2,28%. Le altre chiusure, il DAX di Francoforte più 1,54%, l'FT di Londra più 1,52%, il CAC di Parigi guadagna l'1,71%. Ancora operativa la borsa americana, mentre trasmettiamo la nostra diretta delle ore 19, entrambi in rialzo i principali listini di Wall Street. Il Dow Jones guadagna lo 0,95%, il Nasdaq l'1,20%. Sale lo spread a 206,53 punti base. Dovremmo essere in grado di farvi vedere il servizio sulla Banca Popolare di Spoleto. Resteranno in carica per altri 6 mesi, esattamente fino al prossimo 8 agosto, i commissari Giovanni Boccolini, Gianluca Brancadoro e Nicola Stabile, che da circa un anno si sono insediati a Piazza Pianciani a Spoleto, sede della BPS in amministrazione straordinaria. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, ha firmato il 31 gennaio scorso il decreto di proroga. Evidentemente non è stato sufficiente il periodo di tempo destinato all'approfondita analisi della situazione dell'Istituto di Credito Spoletino in riferimento soprattutto alla valutazione della congruità delle 2 offerte vincolanti per la sua acquisizione finora pervenute da parte del Banco di Desio e della Brianza e della finanziaria Clitumnus, che raccoglie la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed imprenditori umbri e laziali. Insieme all'advisor Lazar, i 3 commissari stanno concludendo le analisi delle offerte e sembra imminente la decisione finale da parte della Banca d'Italia sulla individuazione del nuovo socio di maggioranza della Banca Popolare di Spoleto. In questo quadro però non va dimenticato il ruolo della Spoleto Credito e Servizi, la cooperativa che controlla l'Istituto Bancario Spoletino, anch'essa commissariata. Appuntamento al Brecht di Perugia con il Teatro Contemporaneo sabato prossimo, in scena lo spettacolo Medea Big Oil. Lo spettacolo Medea Big Oil del collettivo Inter Noenchi, vincitore del premio Scenario Perustica 2013, andrà in scena l'8 febbraio al Teatro Bertolt Brecht di Perugia all'interno della stagione di Teatro Contemporaneo, la 5ª stagione di Fonte Maggiore Teatro Stabile di Innovazione. La particolarissima opera teatrale in chiave buffonesca concepita per l'esecuzione ritmica corale del corposo gruppo di attori in scena riambienta il mito di Medea in una basilicata petrolizzata. Medea, acronimo di un master management d'economia, diventa una donna lucana tradita dallo straniero, il Big Oil Giasone, che non mantiene la promessa d'amore, ossia la promessa di crescita e di lavoro, l'illusione che il petrolio avrebbe cambiato le sorti di una regione storicamente segnata dalla povertà.
Sullo sfondo del dissesto ambientale della Val d'Agri, dove l'incidenza tumorale è fortissima, il mormorio animalesco di un popolo branco si fa evocazione di un'umanità divisa fra miserie e potenti. Lo spettacolo nasce dalla raccolta in loco di storie di vita vissuta, racconti di morte, disoccupazione ed emigrazione, che la regista ha condensato nel canto di 9 attori che rappresentano la paura interna, il conflitto con questo capo branco, la madre Medea appunto, che non vede e non sente, che vuole costringere i suoi figli a restare nella terra dei padri, condannandoli così a un destino tragico. Storie queste che cozzano con la versione del va tutto bene delle istituzioni e delle compagnie petrolifere. Ha visto che ci sa fecchi di Medea? Ma ci è sta Medea? Parliamo di calcio, il Perugia si sta preparando per la prossima sfida in campionato, quella in casa domenica, contro il Prato. Se il Perugia è la squadra con il miglior attacco, il Prato è decisamente in crisi di astinenza. L'ultima vittoria per i toscani risale all'8 di dicembre in quel di Salerno. Una bella differenza tra i due team che si incontreranno domenica prossima allo stadio Renato Curi nella 23esima giornata di campionato di prima divisione Girone B. Il Prato ha dalla sua una buona difesa, la quarta del girone. Ha subito meno di un gol a partita, 19 in tutto il campionato, e in trasferta ha conquistato 16 punti in 11 giornate. Non sarà dunque sfida facile per l'11 guidato da mister Camplone, che da oggi fa proseguire gli allenamenti a porte chiuse. Ieri i grifoni si sono allenati sul campo in sintetico dell'antistadio provando schemi offensivi e tattiche offensive. Nel pomeriggio Massoni ha lasciato anzitempo il campo per un problema all'alluce. Oggi amichevole, domani seduta pomeridiana, sabato rifinitura alle 10:30 e poi domenica la sfida con inizio match alle ore 14:30. Prosegue la prevendita per la gara contro il Prato, che dall'afflusso fa ben sperare sulla cospicua presenza dei tifosi. Parliamo ora di pallavolo e lo facciamo con Gino Sirci, presidente della Sir Safety Perugia. Presidente, benvenuto nel nostro telegiornale. Buonasera signori, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Ma che bel periodo che conosce questa pallavolo. Per dirla brevemente, Sir Perugia quarta in classifica a 30 punti, a un solo punto dalla terza piazza con Trento. Io credo che in questo periodo due siano così le vittorie speciali, diciamo così, della Sir Perugia: la storica vittoria contro Macerata e poi l'accesso alla Final Four di Coppa Italia. Sì, effetto, in effetti è vero, queste sono, diciamo, le nostre prime due grandi soddisfazioni dell'anno. Mai successo a Perugia che si faceva la Coppa Italia, mai faceva fuori la Coppa Italia, mai successo che si vincesse contro Macerata. Sono due grandi soddisfazioni che speriamo portino bene e che soprattutto siano le prime di altre grandi soddisfazioni, perché noi siamo, come si dice, incontentabili e vogliamo che questa stagione, che è iniziata bene, finisca ancora meglio, perché penso che ne valga la pena, perché per Perugia, per i nostri concittadini, questo ed altro vogliamo riservare. A inizio anno vi eravate dati un obiettivo, presidente? Beh, l'obiettivo, diciamo, non è che noi abbiamo fatti tanti, perché pensavamo poi, visto che molte volte fai obiettivi, target, e poi vai, non li raggiungi, perché lo sport non è come, diciamo, la matematica. Purtroppo, no, per fortuna, insomma, siamo andati avanti bene, siamo qui, e gli obiettivi, ecco, comunque nel nostro intimo erano un po' questi, su un campionato migliore dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati sesti, quest'anno è facile, insomma, ecco, appunto così, rapportarci su un quarto posto, ecco, quindi l'idea, diciamo, di una sorpresa no, perché ci siamo partiti, abbiamo speso di più, abbiamo fatto una squadra più rotonda, migliore anche nelle riserve. Effettivamente, ecco, effettivamente spesso ci troviamo a commentare partite in cui l'allenatore Boban Kovac pesca dalla panchina e trova sempre dei jolly importanti. Ma a proposito di uomini importanti, io ne citerei due, non per questo elevando il merito agli altri, e sono Goran Vujevic, che è il capitano imprescindibile di questa Sir Perugia, e poi di questo Atanasievic, che veramente ci sta facendo vedere dei numeri eccezionali, presidente. Beh, Goran abbiamo visto contro Macerata,
che non facendo tanto, ma entrando nel secondo set, ha dato quella tranquillità, quella freddezza alla squadra che, ecco, l'ha trasformata. Quindi un grande uomo che ci affascina ogni volta che tocca palla. Atanasievic è un grande giocatore, il migliore, ieri commentavamo, forse il migliore opposto al mondo addirittura. Poi ha 22 anni, no? Trascinatore, sì, 22-23 anni, un trascinatore, un ragazzo molto solare, bello, bravo, veramente un ragazzo, sono veramente i soldi spesi bene, questi qui che abbiamo, e poi tutta la squadra, ma questo giocatore è davvero straordinario, mai visto una cosa del genere, un giocatore che ti fa vincere le partite, non dico da solo, perché sarebbe ingiusto per gli altri, però ecco, uno spettacolo nello spettacolo. Davvero, davvero una grande, me lo diceva Kovac, guarda questo qui è forte, forte, ma non pensavo di avere un giocatore così forte. Presidente, che cosa volete fare a Bologna in questa Final Four? Ma un pensierino alla Coppa Italia si può fare? Certo, mica partiamo vinti, assolutamente no. No, vogliamo vendere cara la nostra pelle. Io dico questo, che vincendo la Final Four, vincendo contro Macerata, abbiamo dimostrato che possiamo guardare negli occhi tutti quanti i nostri avversari. Primo, bisogna vedere come ci si arriva a quella data e anche come ci arriveranno gli altri. Poi penso che possiamo fare parecchi danni, perché noi quest'anno siamo davvero forti. Il campionato, secondo me, e non è finito qui, secondo me ci darà altre soddisfazioni. Speriamo che siano quelle che in questo momento sto pensando intimamente, ma che non dico, perché poi ecco, i sogni devono rimanere sogni, non devono essere dichiarazioni. E possibilmente devono anche diventare realtà. Un'ultima battuta sulla trasferta, sì, non facile di domenica a Piacenza. Nulla è facile, tra l'altro, in questo campionato, ma insomma Piacenza è un'altra corazzata, Presidente. Sì, è il campionato più molto difficile, diciamo, abbiamo visto che se tu ti allenti con anche più scarte perdi. Piacenza, diciamo, è una squadra di panzer, che vi devo dire, a Perugia abbiamo perso perché loro sono stati, io secondo me direi, molto fortunati, però lassù, ecco, speriamo di avere un pizzico di fortuna noi e di riscattarci, secondo me possiamo fare qualche danno, vediamo. Abbiamo visto che ultimamente stiamo giocando molto bene, vediamo come gioca Piacenza, perché molto dipende anche da come giocano loro, e speriamo di fare il risultato, perché ripeto, io non parto mai vinto, l'ottimismo che è dei presidenti è anche, diciamo, il mio, quindi speriamo di fare bene, anzi sono sicuro che qualcosa faremo, ecco, meglio della partita d'andata. Grazie Presidente, in bocca al lupo per domenica, per il resto del campionato e per la Coppa Italia naturalmente. Sì, crepi il lupo e buonasera anche a voi. Grazie, grazie. E con il collegamento con il Presidente Sirci si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti di averci seguito. Arrivederci.